Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Eccoci qui con Nioh, riprendiamo la nostra partita insieme. In questo episodio vorrei completare le missioni dojo. Abbiamo lasciato in sospeso questo scontro di falci con il maestro della Kusarigama. Prima di procedere volevo farvi vedere l'equipaggiamento di William. Ho lasciato, diciamo, l'equipaggiamento dell'ultimo video della missione finale, quindi non è cambiato nulla. Le armi tanto non le utilizzeremo, utilizzeremo quella di legno. Quindi affrontiamo anche questo maestro. Ah, è un maestro mai visto. Shisein Kosen. Quindi tu sei il samurai della terra lontana, domatore di spiriti inquieti. Io mi chiamo Shisein Kosen. Tu che porti così tanti spiriti dentro di te, che hai il potere di morire, tornare in vita e morire di nuovo, concedimi una dimostrazione della tua potenza. Se riuscirai a sconfiggermi, ti insegnerò la mia tecnica. E otterremo anche una Kusarigama con elemento terra e un amuleto Omamori vento. Proviamo. Eccolo lì. Do solo un'occhiata, ma come immaginavo abbiamo soltanto l'elisir. Non possiamo nemmeno cambiare l'arma, quindi è proprio Kusarigama contro Kusarigama. E guardalo lì com'è pronto. Allora, vediamo un po' cosa sa fare questo maestro. Ripasso solo brevemente le mosse perché non mi ricordo. Ecco, avevo già sbloccato questa mossa. Perfetto. Il calcio. E anche questa sforbiciata verso l'alto non è male. Perfetto. Invece con l'impugnatura bassa, sempre calcio. E poi la falce. Questa è molto forte, distrugge anche il ki dell'avversario, però non so, mi sembra piuttosto agile il maestro. Proviamo. Ecco, avanti. Proviamo anche il rampino? No. È troppo svicio sto maestro. Ah, me l'ha fatto lui, maledetto. Guardalo. Via. Meno male che non ci toglie tanto ki. Ancora uno. Vai. Proviamo. Bene, non è andata male. Ah, non riesco. Bravo. Meno male che ho messo la guardia all'ultimo. Adesso è rampino. Via. Stiamo un attimo indietro. Via. Sto un attimo in difesa. Non so, mi ha fatto un danno forse. Vai. Via. È il momento della ritirata strategica. Me la so fare anch'io, eh.
Adesso. Ah. Bello, mi piace sto scontro tra maestri di Kusarigama. Attenzione. Via. Adesso. Ottimo. Molto tattico come scontro. Vedo anche del verde, quindi ci ha lasciato già un oggetto divino. Abbigliamento. Quindi si può farmare, penso, la sua armatura qui da lui, affrontandolo più volte. Forse possiamo dare un'occhiata. A meno che non fosse la sua, invece i bracciali. Non ho controllato il materiale dell'ultima volta, quindi potrebbero essere delle cose che avevamo già. Va bene, pazienza. Ma stavo dicendo, ma sono tutti più alti di noi, però. Lui in realtà ha questi sandali, non so, col ponte. Cosa si è messo? Wow. Missione completata. La tua potenza è straordinaria. La mia tecnica è tua. Vivo occultato nel regno dei morti. Sarai il benvenuto ogni volta che vorrai venire a combattere con me. Allora, la Kusarigama che ci lascia è la Kusarigama Shido. Ah già, l'Arcanum abbiamo sbloccato. Vediamo solo. La Kusarigama che ci ha lasciato è questa. Con elemento terra. Beh, blocchiamola giusto per collezione, visto che è quella del maestro. Poi probabilmente riusciremo a sbloccarne anche altre. Ricordi Amrita? Mi sa che si è sbloccata la sua scheda. Eccolo qua. Shizenin Kozen era un maestro di arti marziali della provincia di Aki, l'odierna prefettura di Hiroshima. Nato nella famiglia Shishido, vassalli del clan Mori, il suo vero nome era Yetoshi. Divenne un monaco Shugendo e si sottopose ad allenamenti estenuanti che avrebbero potuto ucciderlo diverse volte, riuscendo infine a sviluppare uno stile di combattimento chiamato Scuola Shizen, che proclamava discendente del comandante del XII secolo Minamoto no Yoshitsune. Si diceva che nel suo processo di addestramento Kozen avesse appreso segreti esoterici come gli insegnamenti del Tengu e nonostante abbia più di 100 anni si conserva in perfetta salute. È esperto dell'utilizzo di spade a una e due mani, lance e asce, ma si distingue particolarmente per per la padronanza esibita con la Kusarigama o falce catena. Kozen è mite e ponderato, come si addice a un monaco del suo rango, ma si dice che in battaglia sia così feroce da far perdere i sensi a uccelli e animali nelle vicinanze. C'è un'altra descrizione che sbloccheremo sconfiggendolo 3 volte, quindi proverei di nuovo ad affrontarlo e poi possiamo anche sbloccare l'Arcanum.
Allora, abbiamo battuto la seconda volta. Ci ha lasciato qualche altra Kusarigama. All'abbigliamento e gli Yamabushi. Eh sì, è il suo, eh. Forse ce l'avevamo anche già, mi pare, perché sembra di averlo già visto. Comunque, non è un abbigliamento raro. Affrontiamolo ancora una volta. È finita. Allora, ci ha lasciato anche un test antico, eh? Per la Kusarigama Shinshido, quella la sua. Ok, anche un'arma divina. Non so se. Forse da adesso in poi si sbloccano anche le armi divine, perché prima non era mai capitato. Probabilmente bisognava finire il gioco la prima volta. Andiamo a vedere le descrizioni, perché dovremmo aver sbloccato l'ultima. Kozen si diresse a Kyoto, la capitale, ed entrò al servizio di Hosokawa Masamoto, con il quale era da tempo in buoni rapporti. Masamoto mostrò interesse verso lo Shugendo e fece di Kozen il suo fidato braccio destro. Quando i venti politici cambiarono e Masamoto venne assassinato, Kozen prese i voti buddisti e pare raggiunse nel tempo l'alto rango di Sojo. La scuola Shisen che Kozen aveva fondato venne propagata dai suoi discepoli nella regione intorno alla provincia di Aki, e specialmente a Hiroshima divenne lo stile dominante di combattimento con la spada. Quindi un altro dettaglio su quello che ha lasciato alla fine. Va bene, allora, adesso che abbiamo completato anche questa missione, direi che ci siamo meritati anche la sua abilità Arcanum. Ci servono però 3 punti in più. Ok, usiamo questa ciocca di maestro. Allora. Abbiamo Stella Cadente, aumenta sia i danni da attacco che i danni ki causati dal peso della Kusarigama, allo stesso tempo riduce il consumo di ki. Luna Crescente, aumenta sia i danni d'attacco che i danni ki causati dalla falce della Kusarigama, allo stesso tempo riduce il consumo di ki. In pratica va a potenziare di più o la falce, quindi con gli attacchi pesanti che riducono il ki, oppure danni d'attacco causati dal peso della Kusarigama, e dovrebbe essere l'altra parte della Kusarigama a questo punto. Dipende un po' che cosa vogliamo potenziare.
Beh, la falce fa dei bei danni e toglie anche tanto ki. Questa abilità va a potenziare tanto questo aspetto. Bel dilemma, perché ci vorrebbero tutte e due, diciamo. In ogni caso, comunque andiamo a ridurre il consumo di ki, è un vantaggio comune. Ma per il momento andrei con Stella Cadente. Proviamo questa abilità perché la uso. Non uso così tanto la falce, a parte qualche attacco, quindi proverei di più questa abilità qua, Stella Cadente. Abbiamo appreso un nuovo Arcanum e sbloccato anche il trofeo Maestro della Kusarigama. Andiamo a mettere anche la nuova abilità e ci siamo. Eccola qua, Stella Cadente. Perfetto. Va bene ragazzi, allora io mi fermerei qui con questo video, salvo. Abbiamo sbloccato un sacco di missioni, quindi nei prossimi video penso che andremo avanti. Bisogna andare avanti anche con diciamo le richieste da Tome e aumentare di tanto l'oro speso dal fabbro. Vedremo un attimo se con le missioni che sono disponibili sarà sufficiente l'oro accumulato, oppure se dovremo fare diciamo un po' di farming in qualche zona specifica. Vedremo un pochino come fare per avanzare anche con le richieste da Tome e portarci avanti anche con il trofeo del fabbro, che è uno dei più lunghi, e poi andremo avanti comunque anche con questa missione principale. Adesso vedo un attimo cosa fare prima. Quindi mi fermo qui con questo episodio, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo con il prossimo sul canale di Safutobu. Ciao a tutti!